preparano alla battaglia, imminente battaglia, sì. Aspetta, secondo. Ah, niente, vai. Che cosa? Niente, ma stavo a vedere una cosa del tempo, ma è tutto uguale. Tempo, oddio. Come sta a leggere Hobbit? Eh? Mi sta a leggere Hobbit. Sì. Oh, bello. Andrea, intrattiene gli ospiti. Certo, gli ospiti. Come gli ospiti, Andrea? Andrea, fammo testare. Così posso farlo, perché così mi aiuto che sciogliamo. Testiamo le spade. Vuoi selezionare Crasto? O Ugis, il signore. Round 1. 1. 2. Round 1. 3. 2. 1. Vai! Ecco perché Jedi si è sostituito. Oh, bello, dai! Non da fianco a fianco, dai! Posso, sono andato da fianco a fianco, dopo io, dai! Round 3, 3, 2, 1, go! Allora, benvenuto Ugis. Allora, parlaci di TV. Allora, parlaci di questo nuovo progetto a cui sta lavorando. Allora, come ti sei trovato? Il nuovo film è il secondo film di una trilogia che ho fondato per il mio collega Morgesten. E appunto si chiama Grassi Stellari, Ugis colpisce ancora. E appunto sta. L'argomento tratta di questo cattivo Sith che dopo la sconfitta subita cerca di mettere a tappeto il suo avversario e alla fine ci riesce, però non finisce qui. Non è questa la conclusione della trilogia, avremo un altro episodio di cui non svegliamo il titolo, non svegliamo nulla, perché vogliamo lasciare la sorpresa, quindi lascia la parola ancora. Lasciamo due spie pubblico. Esatto. Ugis, che ne pensa dell'attore con cui hai recitato questo film? Con Morgesten per me è stata una grande esperienza, perché lui mi ha fatto capire ha scoperto il sito che era in me, più o meno. Beh, sì, era con noi, la cattiveria, e è molto severo, mi ha fatto lavorare molto, cioè abbiamo recitato in una sequenza di ore. Io lascerei stare Federico perché non sa parlare e passerei a Morgesten. Diciamo. Ma chi li ha chiamati questi? Diciamo che è la star. Come cazzo ha fatto il track questo? Ma io direi che da tutti ci aspettiamo una grande prestazione da Morgesten. Sì, beh. Posso dire di condividere che quanto sta dire tu porto, Beh, che sono cose che capitano, gli incidenti del mestiere, perché il problema è tecnico, non è sul fisico, ma è sulla parte delle maniche. No, io direi. Vuol dire che. No, niente, invece faccio. Io vi ringrazio della intervista. Grazie a voi, Pro TV. Beh, io aspetto che hai ancora la ventina di secondi, possiamo lasciare fumare la colonna sonora, direi. Possiamo lasciare questo capolavoro, spoilerie, andiamo a ascoltare poi un altro brano. Questo capolavoro! Tastierista russo! Bene, ritornati adesso a Blu TV per la seconda intervista esclusiva al regista Pascal. Buongiorno. E al protagonista Morgesten. Yeah. Bene, Pascal, raccontaci questo film, com'è stato essere regista appunto di questa grande trilogia che farà un gran successo? Allora, per me è stata una grande emozione, soprattutto sapendo di lavorare con dei grandi professionisti come il signor Morgesten e con Ugis, che nel momento non c'è perché sta al bagno. Però
mi ha molto affascinato lavorare in questo progetto che io penso sarà un gran successo. Che cosa ne pensa la tua famiglia? La famiglia che cazzo c'entra, scusate? Ma chi è questa persona, scusate? Sì, è una domanda che non cerca niente, va bene a far ridere col cervello pensante, ma questa volta no! Questa volta no! Io vorrei ringraziare gli amici che ci hanno sostenuto e in particolare citerei Tempest, UK, questi gruppi che ci hanno prestato le colonne sonore, e ringrazierei le nostre amiche Alice e Michela che alle 7 la stacca e diciamo che in particolare vorrei ringraziare la famiglia che ci ha sostenuto. Ma che cosa c'entra la famiglia ora, scusa? Perché la sto ringraziando, per favore. E per un po' di serietà. Interrompiamo i maestri del genere, per favore. Basta! 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 Ok. Sappiamo tutti che i registi, insomma, sono quello che sono, anche se sul campo di lavoro ovviamente abbiamo un grande maestro di questo genere, che non possiamo lamentarci. Sì, mi scuso anch'io a nome di Pascal per questa piccola interruzione che ci importa relativamente, possiamo, diciamo che sì, è il nostro lavoro ottimo, stiamo lavorando da questo progetto da molto tempo, era una giornata calda e sanguinosa quando abbiamo iniziato lì al bosco di I finanziamenti come sono stati? I finanziamenti ci ha pensato l'uomo dei finanziamenti e il nostro Emanuele Monopoli che ci ha sostenuto in questo tempo. Bene, scusi, grazie a tutti quanti e a Vester di Flop TV. Ok, Flop TV vi ringrazio per questa esclusiva intervista e ci aspettiamo due grandi cose. Grazie.